Iscriviti al canale per un divertimento senza fine. Bat Baby. Bat Baby è fantastico. È il bimbo più potente dell'universo. Tornato atomico! Trottola magica! Sì! Yum! Fammi fare un giro, per favore! Ma certo, Candy! Tu hai poteri! Potresti essere un supereroe e aiutare gli altri! Non hai bisogno dei poteri per aiutare gli altri! Anche tu puoi essere un supereroe! Tieniti forte, Candy! Io? Un supereroe? Tremate, malvagi! Bat Baby è qui per proteggere Valle Biberon! Dai, su, gioca con me! Ti salverò, Winnie! Oh! Aia! Questo non succederebbe al vero Bat Baby! La nostra missione è quella di proteggere tutti i bambini! Tu sarai la mia assistente! Tu sarai... Super Winnie! Siamo i supereroi della valle! Ti serve una mano contro qualche cattivone? Beh, veramente no! Sei sicura? Nessun cattivo che ti infastidisce? Qualche invasione aliena? Veramente no! Non si vede volare una mosca! A dopo! Devo fare il bagno a Kitty! Non preoccuparti! I supereroi non si arrendono facilmente! Hai per caso bisogno di due supereroi? No, mi spiace. Supereroi in azione! No. Un selfie con i supereroi di quartiere? Che noia! Aiuto! Per favore, aiutatemi! Bat Baby in azione! E la sua assistente! Oh, grazie mille! Mi aiuteresti con questo puzzle? Buona giornata, cittadina! Così non si può essere dei supereroi! Non ci sono dei veri problemi! Ho trovato! Li creeremo noi i problemi! Winnie! Guarda! Oh! Eh? Come ho fatto a dimenticare il ciuccio? Cos'ho che non va? Oh no! Dove è finito il ciuccio d'oro? Niente panico! Bat Baby lo troverà col potere della mente! Lo sento! È qui vicino! Trovato! Grazie, Bat Baby! Sei il mio eroe! È bloccata! Bat Baby la aprirà con la sua super forza! Uno, sto arrivando! Due e tre! Grazie, Bat Baby! E Bat Baby ha aiutato Crystal ad aprire la porta. Wow. Candy non riusciva a trovare il suo... Il mio skateboard! Oh no. Bat Baby in azione! Grazie, Bat Baby! Come me ci sono tanti problemi ultimamente. Sta ferma. Bat Baby salterà con le sue super molle e ti salverà. E avrai un biscotto. Ti ho scoperto. Sei tu che causi tutti i problemi. Io? No. Io la stavo per salvare. Giusto, Nady? Nady! Io non sono Bat Baby. E ora Nady è in pericolo per causa mia. Wow, per un pelo! Hai fatto un disastro! Perché hai fatto tutte quelle cose pericolose? Io volevo essere solo un supereroe! Ma oggi sei stata un supereroe! Hai appena salvato Nady! Siete tutti supereroi! Magic Dias! Wow! Thank you.
E Super Willy! Ci riesce! Ciao ragazze, come stanno i vostri cuccioli? Così così. Vi abbiamo visto da lassù. Beh, Didi vi ha visto e ci ha detto tutto. Ciao Didi! E noi siamo scesi ad aiutarvi, perché i nostri cuccioli sono super agili. Vedrete! Ok, pronti? Al mio 3, 1, 2, Torre Fantasy! No, non così. Ora diventeremo forti e agili. Per questo motivo dobbiamo allenarci duramente, mantenere la disciplina e mantenere l'ordine. Ehi, aspettate! Ehi, attenzione! Non così! Qui ci si deve allenare. Ora basta, alleniamoci. Come stavo dicendo, dobbiamo essere costanti. Cominciamo quindi con i tronchi rotanti. Forza, Bru! Vai! Molto bene! Molto bene! Oh, molto male! Andiamo, Kitty! Puoi farcela! Campionessa! Fagli vedere che sei il miglior cucciolo del mondo! Seconda prova! Il grande bersaglio! Pronta, Lenny? Via! Oh, scusa! È il nostro turno! Andiamo! Sei la migliore! Terza prova! Le sfere giganti! Forza, Nati! Puoi farcela! Vai, Kitty! Mostra loro che è il miglior cucciolo del mondo! Forza, Kitty! Ben fatto, Kitty! E non dimentichiamoci il mulino matto! Forza! Puoi farcela! Più veloce! No, non così! Andiamo! Ah, che delusione! Forza, Kitty! Puoi farcela! Avete visto? No! Non credete che stiamo esagerando? Penso di sì. Mi dispiace, Kitty. Stai bene? Ci dispiace tanto. Magic Tears! Ah! Ah! Wow!
dimenticata di te. Vai ad allenarti. Otterrò il cuore alato. Dai, fammi provare. Non così. Salta, salta adesso. Sei così noiosa. Inoltre, il tablet è mio. Beh, ok, va bene. Ma dopo non venirmi a chiedere come ottenere il cuore alato. Ciao, Lena. Che cos'ha Dreamy? Non lo so. Sta andando alla montagna Fantasy. Andiamo a cercarla. Ok, andiamo. Un passo di qui, un passo di là, ed il portale Fantasy comparirà! Un bel salto io farò, delle scale salirò e il cuore alato otterrò! No! Gira il volante! Gira il volante! Aspetta! Potrebbe addormentarsi prima di parcheggiare correttamente! Sì! Dimmi, Leni! Guardate che carina! Lena ha creato un videogioco con lei come protagonista! No! Sono veramente io! Io! È pazzesco! Possiamo anche sentirla! Come avrò fatto? Non so come! Ma sono intrappolata qui! Non riesco a muovermi! Come si gioca? Ehi! I comandi sono qui! Mi muovo! O meglio, tu mi muovi! Oh, sei tu! Sei tu! Devi muovermi tu, non ci sono alternative! Ok, chiaro! Premi il pulsante per saltare! È difficile! Sarà questo? No! Puoi contare su di me. Ehi! Ehi, attenti! Mi rimangono solo due vite. Ah, dilettante. Fermati, mi sto stancando. I videogiochi non si stancano mai. Salta, salta. Ma non ti stavi stancando? Salta! Voglio giocare. Beh, devi aspettare. Sei tu che non mi hai fatto giocare. È il tuo turno. No, no, gioca tu. Solo Dreamy può aiutarmi ora. Dov'è Dreamy? Qui, che succede? Avete bisogno di Dreamy, me? Dreamy, devi aiutarmi. Sei l'unica che sa giocare meglio di me a questo gioco. Ok, ok. Ho visto tutto dalla montagna Fantasy. Ma non dicevi che il tablet era tuo e che l'unica che poteva giocare eri tu? Sì, sì, scusa. Qui tutto appartiene a tutti. Ma aiutatemi, per favore. Va bene. Lascia fare alla numero uno. Oh, yeah! Oh, wow! Incredibile! Fantastico! Forza, Lena! Forza, Dreamy! Forza, Dreamy! Yeah! Forza, Dreamy! Sì! Yeah! Che succede? Il tablet non funziona, è bloccato! È colpa nostra! Come hai detto che sei finita là dentro? Beh, sono entrata in un portale senza accorgermene mentre stavo dicendo un bel salto io farò. Un bel salto io farò. Delle scale salirò. Delle scale salirò. Come continuava? Ah sì, certo! E il cuore alato otterrò. E il cuore alato otterrò. Sì! Oh! Ehi, non riesco a muovermi. Wow, hai avuto un'ottima idea. Andiamo, Dreamy! Ci siamo quasi! Wow, che emozione! Facciamolo insieme! Prendiamo il cuore alato! Dreamy, sei ancora dentro al videogioco! Grazie, Dreamy! Non ce l'avrei mai fatta senza di te! Magic Tears!
Tu sei la migliore. È stato facile, ho imparato dalla migliore. Wow. Ehi, guardate, un videogioco. Tieni gli occhi aperti. Non vogliamo che accada ancora quello che è successo ieri notte. Oh, non ancora. Cutie, proteggimi. Aiuto. Cosa succede, Connie? C'è un mostro sotto al mio letto. Veramente. E dai, Connie è la solita. Oggi chi c'è di turno? Io sono andata ieri. Oggi è il turno di Missy. Ho tante cose da fare domani. Devo dormire. Lori, vai tu. Ok, vado io. Fantastico. È il mio turno. Non chiuderò occhio stanotte. La mia solita fortuna. È sempre così. L'unica cosa mostruosa qui è questo cupcake. Forse l'ha lasciato il mostro. Il mostro fa solo parte della tua immaginazione. Dormi. Grazie per la tua compagnia, Lori. Di nulla. Ora dormi. Non si può continuare così. Devi imparare a dormire da sola. Ma il mostro... Rilassati, devi solo contare le pecore e fare qualcosa che ti piace molto, come i cupcake. E ridere molto. Farò dei cupcake. Ma se ci sono tanti mostri? Connie, le fantasy sono qui. Loro faranno svanire la paura. Veramente? Come? Con l'elmetto magico. Wow, un elmetto fantasy. Wow. Non è un elmetto come tanti. È un oggetto magico che dà coraggio a chiunque lo indossa. Ehi, Connie, ti sta benissimo. Sembri più coraggiosa. Sì, sembri una vera fantasy. Ma non è vera magia, giusto? No, ma guarda com'è felice. Vediamo se riuscirò a dormire. Altrimenti ci penseranno i cuccioli. Una pecora, due pecore. Devo fare i cupcake. 100 pecore, 1000 pecore. L'elmetto! Non mi prenderete. Cos'è questa confusione? Che disastro! Cosa stai facendo? Con i consigli di Susu e grazie a questo elmetto magico, le ombre sono sparite! Dobbiamo dirti una cosa, Connie. L'elmetto non ha poteri. Hai sconfitto le tue paure da sola. Veramente? Da sola? Ciò significa che sono molto coraggiosa! E quando sei coraggiosa, i mostri immaginari spariscono. Grazie per aver creduto in me. La notte. Ehi, non dovevate aiutarmi? Non correte! Contare pecore, cose del genere!
sicura che siamo al sicuro qui? Mi ha detto che i mostri non esistono. Guardate cosa ho trovato nel fiume ieri. E non è la prima volta. Devono stare più attenti. Esatto, la plastica fa molto male al fiume. Non è possibile che sporchino in questo modo l'acqua. Andiamo a dare una lezione ai bebè della valle. Dipingiamo l'acqua con i colori. Non staremo esagerando? Dai, solo un pochino. Saliamo. Guardiamoli con il cannocchiale. Ok, un piccolo scherzo. Ci divertiremo. Tre rimbalzi, abbiamo vinto. Non spostati, Elmira. Il mio lancio è migliore. È il mio turno. Pronte per la mia invenzione? La pietra volante. Wow. Attenta. No! Cosa hai fatto, Missy? Niente. E perché l'acqua è viola? Le bolle delle case sono viola. Andiamo a controllare la fontana biberon. Hashtag viola, hashtag acqua. L'acqua ha sapore del gelato? Qualcosa non va nel nostro mondo. Dobbiamo chiedere aiuto alle fantasy. Cuore alato! Voglio andare all'altro lato! Un passo qua, un passo là, e il portale fantasy si aprirà! Dove sono tutti? Fammi vedere! Guarda Lala! Povera Katie. Guarda la sua faccia, è di color lattuga. Adoro questo scherzo di colorare l'acqua. Sono state le fantasy, hanno colorato l'acqua e se la stanno spassando guardandoci con il cannocchiale. Cose da pazzi. Loro si prendono gioco di noi e noi faremo lo stesso. Bella, Connie sta preparando dei cupcake. Venite alla valle. Voglio provarli. Ehi, lasciane un po' per me. Non posso volare. Dove stai andando? Connie ha fatto i cupcake. Ora guardiamo noi, dai. Ride bene, chi ride ultimo. La prima trappola ha funzionato. Vediamo. Ora starò dicendo: ah, l'arancione mi sta bene. Si sposa col colore dei miei occhi. Sono cascate nella seconda trappola. Certo, però preferisco assomigliare a una fragola di bosco. Ci hanno scoperte. Sentite, questo è troppo. Ci avete sporcato con i colori. Voi avete colorato la nostra acqua. Era solo uno scherzo. Il colore sparirà. Volevamo soltanto darvi una lezione. L'altro giorno abbiamo trovato una bottiglia di plastica nel fiume. Non va per niente bene. Dovete prendervi cura dell'acqua. Volevamo farvi capire in fondo quanto sia importante per il nostro mondo. Beh, è stato uno scherzo terribile. E non è nostra la bottiglia. Beh, qualcuno l'ha gettata. Ah, ancora con questa storia. Non siamo state noi. Io penso di sì. La mia bottiglia. Grazie per averla trovata. Il vento l'ha portata via l'altro giorno. Comunque, cosa state festeggiando? Cosa stiamo festeggiando? Il
dei colori! Ok, ok, scusate, ad essere onesti, abbiamo esagerato, ma infine un gioco è diventato... Fantasy Magic Tears! Wow! Che bello! Wow! Yeah! È fantastico! Wow! Qualcuno potrebbe spiegarmi cos'è successo? Ok, il tuo invito accetterò, ma il sedere male ho. Ho bisogno di un favore. Potresti prestarmi la tua tiara? Ho bisogno di qualcosa di spettacolare. Per favore. Ok, d'accordo, lo farò. Ma questo mi disturba un po'. Sorprenderò tutti i bebè con il mio look quest'anno. Un obbligo c'è però. Perderla assolutamente non si può. Non preoccuparti, starò attenta. Oh. Oh, wow! Quello è un ananas gigante! Vi piace la mia corona tropicale? Shh, non pensarci nemmeno! Me l'hanno data le Fantasy! Proviene da una foresta speciale! Avrò un look migliore di Candy! Non penso proprio! Wow! Posso provarla e farmi una foto? Anche io per poter indovinare le cose! Io vorrei vedere se mi sta bene! No, no e no! Devo tenerla al sicuro, ha un valore immenso. Ci vediamo domani alla mia festa. È la festa di tutti quanti. Riposa, mia bellissima tiara. Domani dobbiamo essere fantastiche. Oggi è il gran giorno. Oh no, la tiara. La tiara era lì! Era al sicuro! È la verità, Tina! Hai la mia parola! Senza la tiara la sfera non funziona! Tina non riesce più a fare rime! Non ho poteri senza la tiara! Chi l'ha presa? Ridatemela! Eravate gelose perché io avevo la tiara! Cammy, abbiamo bisogno del tuo aiuto! Tu eri in vacanza, quindi sicuramente non l'hai presa. Ehi, non date la colpa a me! Stavo sciando con le Fantasy! Perfetto! Ogni bebè del quartiere alato è un sospettato, eccetto Patty, uscito dalla scena del crimine. Chi può essere stato? Non guardare me! Tina, tu mi aiuterai. Per prima cosa, controlliamo la scena del crimine. Un paio di occhiali, un laccio, un caricatore. Ah! Cos'è questo? Cose di Candy. Usiamo la polvere per le impronte digitali. Ho tre sospettati. Vediamo. Qui ci sono tre bebè che volevano avere la tiara. Anche io per poter indovinare le cose. Tu, siccome Candy non te l'ha prestata, te la sei presa da sola. Io non l'ho rubata. E perché i tuoi occhiali erano sulla scena del crimine? Beh, ho preso la tiara, ma volevo solo provarla. È stato difficile aprire la cassaforte. Ma quando l'ho provata, mi sono accorta che non mi stava bene. L'ho rimessa a posto. Allora è stata Lena. Abbiamo trovato il tuo caricatore lì. Non sono stata io. Quando sono arrivata, la cassaforte era già aperta. Mi sono solo fatta delle foto per i miei follower. Però dopo l'ho lasciata là. Dunque, l'unica bebè rimasta è... Io vorrei vedere se mi sta bene. Sasha! Io ho già la mia corona tropicale. Oh, dove? Allora spiega, perché questo si trovava sulla scena del crimine? Lo metto sui regali! Tutti potrebbero averne uno! Certo! E quindi perché sei così nervosa? No! Io non... La mia corona! Non correre! Prendiamo la ladra! Volevo solo salvare la mia corona tropicale! Ora capisco, quella è impronta di cucciolo!
Dispiace, Sasha, tu non avresti mai fatto una cosa del genere. Nessun problema. Alla fine a sorprenderci non sei stata tu, Candy, ma il tuo cucciolo. Magia! Che bello! Fantastico! Chi vorrebbe essere il quartiere alato? Adesso sì che ogni cosa va bene. Ed ora festeggiamo tutti insieme! Bebè Nauta, il bebè astronauta. Ed è così che abbiamo salvato la montagna Fantasy dal super meteorite gigante. Wow. Vi ho mai raccontato di come si formano i meteoriti? Esiste un'incredibile leggenda sulla Fantasy Saltimbanco che una volta ha toccato una stella. Wow. Comunque, sapete quante stelle esistono? E sapete com'è riuscita a toccare la stella? È saltata così in alto che... Ieri ho scoperto il pianeta lacrima. Wandy, smettila, vogliamo sentire solo storie interessanti. Un bebè nauta è atterrato su quel pianeta e non è più riuscito a rientrare. È lì che piange. Wow. Davvero? È la verità? Certo che è vero. Il bebè nauta era un bebè che viaggiava tra le stelle tanto tempo fa e lì restò. Perché? Perché il bebè nauta non sapeva come tornare. Cosa? Eh? Il bebè nauta è ancora lì, da solo? Oh, che tristezza. Non mi levo dalla testa il bebè nauta! Perso nello spazio, tutto solo! Come è potuta accadere una cosa simile? Abbiamo il compito di proteggere e osservare! Dobbiamo salvare il bebè nauta! Sì, andremo nello spazio! Non vedo l'ora! Pianeta lacrima, eccomi! Yeah! Eh? Stai bene? Non possiamo andarci così! Fa molto freddo lassù e le tue ali non resistono! Io però posso farcela! Mi basta saltare sulle nuvole di gelato! Cosa state facendo? Cerchiamo di andare nello spazio per salvare il bebè nauta! Quale bebè? Ah, sì! Il bebè nauta! Idea! Saltiamo come la Fantasy Saltimbanco! Andiamo nello spazio! Andate nello spazio! Yay! Beh, vi servirà un walkie-talkie! Sì, sì, lo so! Però cosa dovrei fare? Oh. La storia del bebè nauta l'ho inventata! Ma non posso dirgli la verità ora! Gli odierebbero! Volevo solo un po' di attenzioni! Wandy la storia ha inventato e il walkie-talkie ce l'ha rivelato! Ah sì? Ora le mostreremo il bebè nauta! Una lezione le volete dare? Ed io vado a mangiare. Oh, è pesantissimo. La prossima volta veniamo da te. Che succede? Guarda e vedrai. Non è possibile. Il pianeta lacrima. Non è il pianeta dove si è perso quel bebè? Quale bebè? Oh sì, certo, il bebè nauta. Beh, Jen e Jessie sono andate là. Ma come? Saltando, le puoi sentire da qui. Ciao Fantasy, state bene? No, non riusciamo a ritornare. Aiuto, aiutateci. Oh, ora cosa facciamo? Volevano salvare il bebè nauta e ora sono bloccate là. Oh no! Tranquille, vi salverò io! Winnie, veloce, alla mia nave! Non preoccupatevi, risolverò io la cosa! Wow, sono arrivata! Jenna, Jessie, dove siete? Il bebè nauta. Ma se era tutta un'invenzione? Bebè nauta! Ti ho trovato finalmente! Eh?
Ma cosa ci fate voi qua? Come avete... Ti abbiamo preso in giro! Sappiamo che il bebè Nauta non esiste. Ti abbiamo sentito attraverso il walkie-talkie. Avete ragione. Volevo solo raccontarvi una storia interessante. Mi spiace. Beh, ma è sbagliato raccontare bugie. Però non hai esitato un attimo per venire a salvarci. Sei una grande amica. Ora sì, hai una fantastica storia da raccontare. Wow! Voilà! Agli amici mai devi mentire. La verità sempre devi dire. E quindi il bebè Nauta è reale? La puntata è finita e Bandy non l'ha capita. La risata contagiosa! Qui è Susu! Siamo ora in diretta dalla strada principale. Ancora una volta la Montagna Fantasy e la Valle Biberon collaborano insieme per assegnare i premi Ciuccio d'Oro! Bene, chi pensate vincerà il premio per il miglior ballerino? E... per la miglior magia? Per la miglior magia questa torta! Wow! Magica lo è! È scomparsa! Una torta magica! È stupendo! Senti come ride! Una torta magica! Ridevo anche nei miei sogni. Stasera ci saranno le premiazioni per il Ciuccio d'Oro. E con tutto questo ridere non abbiamo fatto niente. Muoviamoci. Susu, devi controllarti. Le tue risate sono troppo contagiose e non riusciamo a lavorare. Se ti metti a ridere ancora, non riusciremo a preparare tutto. Ok, non mi metterò più a ridere, lo prometto. E voi, bebè, non fate ridere Susu. Ok, dai, giriamo! Continuiamo con le interviste! Cosa ne pensate? Shh, non fare nulla di buffo! Ehi, voi fermi! Quella coda è troppo divertente! Niente panico! Ho un'altra torta! Oh! 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 Wow! Oh! Ah! Oh no! Questo non ci voleva! Copritene la bocca! Avresti dovuto vederti! Troppo divertente! Fermatevi! Dobbiamo finire! Che succede? Non sento nulla con queste cuffie! Cosa avete fatto? Non finiranno mai! Tutto questo per colpa mia! Non volevo rovinare tutto! Beh, vediamo se questa la assaggiamo! Signore e signori, benvenuti alle premiazioni Ciuccio d'Oro! Abbiamo avuto qualche problema e non siamo riusciti ad organizzarci bene! Ma ciò che importa sono le premiazioni, giusto? Bene, il primo premio della serata va al bebè in assoluto più vanitoso. Ed il premio va a... Lady! Bene, farò un'entrata trionfale. I premi! L'unica cosa che funzionava! Disastro! Stanno piangendo tutti! Solo Susu può aiutarci ora! Abbiamo bisogno di te! Non mi va di venire! Guarda! Forza, Susu! Ridi! Devono tornare felici! Non mi viene da ridere! Sono triste! Ho un'idea! Sono Dreamy! E posso fare...
un gelato! Oh! Sono Lala! Hocus Pocus! Eh? Sono Patty! E sono... sullo skate! Oh! Oh! Ora sì che sei Patty! Io preferisco ridere che piangere! Grazie per le tue risate, Susu! Sapete come farmi ridere! Magic Tears! E il premio per la risata più autentica va a... Susu! Così che capì che quella puzza proveniva dal suo pannolino. Oh! Ups! Riavvolgimento! Dal suo pannolino. Oh! Wow! Che riflessi! Grazie. Ora è il mio turno. Preparatevi, perché questo terribile mostro odia tutti i bebè. Ora vi racconterò la leggenda di Narvi. Oh, Narvi! Con il potere del corno d'oro, Narvi poteva trasformare qualunque cosa fissasse in oro. Deve aver fissato anche il ciuccio d'oro. Ed è per questo motivo che è d'oro. Esatto! Può trasformare anche la mia tavola da surf. Nessun bebè si è mai avvicinato tanto a Narvi. Allora, non mi interessa. A me invece sì. Io vado a scoprire nuove costellazioni. È molto meno pericoloso. Io vengo a fare le foto. Ehi, spegni il flash. C'è accecate. E chi vi mostrerà la strada? Chi potrebbe? Chi potrebbe? Ecco cosa accade quando apro la bocca. Il mostro non può essere così cattivo. Pensi che il potere dell'oro sia vero? Io mi porto questi, in caso fosse vero. Gli occhiali da sole di Shaq. Sì, me li ha prestati per... Siamo vicini. Seguitemi. Camminiamo da 3 ore e siamo ancora allo stesso punto. Che ne dite se tornassimo a casa? Una roccia d'oro! Può voler dire solo una cosa. Oh, la caverna di Narvi! Ecco, ora l'avete vista. Possiamo tornarcene a casa. Narvi, vogliamo conoscerti. Ti piace il gelato? Aiuto! Aiuto! Ci trasformerai in oro! Forse non voleva trasformarci in oro. Voleva solo che assaggiassimo il gelato all'oro. Deve essere delizioso. Che peccato, dallo spavento mi è caduto. Non è il momento di fare foto, Dagi. È una cosa seria. Potremmo tornare là a prenderlo. Io non ci torno là. Comincio ad annoiarmi. Narvi è un bebè! Proprio come noi! È da solo! Povero Narvi! Deve aver pensato che non vogliamo essere sue amiche! Povero Narvi! C'è solo un modo per risolvere la cosa! Riavvolgimento! Non sa di niente! Narvi, vogliamo essere tuoi amici! Non avere paura! Narvi, hai voglia di giocare con noi? Wow! Le adoro! Mi dispiace tanto. Ogni cosa che guardo finisce per diventare d'oro. Anche il mio cucciolo è diventato d'oro ora. Dobbiamo aiutarlo. Non preoccuparti, Narvi. Io trasformavo tutto in gelato. Ma poi ho imparato ad usare il mio potere. Hai solo bisogno di un po' di allenamento. Puoi indossare gli occhiali da sole di Shaq. Così non devi coprirti gli occhi. Per poco non mi hai fatto le unghie dorate. Wow! È così alla moda! Che stile! Stai benissimo! Iniziamo l'allenamento! Riesci a vedere questi oggetti? Beh,
Proviamo lentamente. Credo che sarà più difficile del previsto. Wow! Sembra che riesca a controllare i miei poteri ora. Non ha nessun sapore. È bello poter bere tutti insieme dal biberon, senza preoccuparmi di trasformare qualcosa in oro. Sapevo che non odiavi il bebè. Grazie per essere diventati miei amici. Golden Medicina! Grazie a tutti voi, non trasformerò più nessuno in oro. Però, povera Nara, dobbiamo aiutarla! Riusciranno i Cray Babies a far tornare Nara in vita? Non perdete il prossimo episodio! Nell'episodio precedente, i Cray Babies hanno incontrato Narvi, un nuovo bebè in grado di trasformare tutto in oro, e l'hanno aiutato a controllare i suoi superpoteri. Dobbiamo solo risolvere un piccolo problema, la leggenda di Narvi, parte 2. Un bebè fantasy ci darà la soluzione. E Nara tornerà finalmente al suo stato originale. Così potremo tornare a giocare. Yuhu! Yeah! Yeah! Andrete allo spettacolo di magia? Missy! La sua lentezza contagiosa è. Allo spettacolo in ritardo arriveremo. Arrivo! Eh? Un nuovo bebè! Ciao bebè! Tieni in mano una statua d'oro. Lui è il nostro amico Narvi. E quella che tieni in mano non è una statua d'oro. Il suo nome è Nara ed è il mio cucciolo. Sai, mi è sfuggito un po' del mio potere e l'ho trasformata in oro. Puoi aiutarla, Tina? La soluzione troverò per certo. Però lo spettacolo ormai è perso. Sei così brava. E siccome mi piace donare cose, ecco un regalo tutto per te. Al suo aspetto originale, un bel cucciolo vuol tornare. Una soluzione c'è, ma semplice non è. Ed è costoso, ahimè. Va tutto bene, l'aiuteremo. Allora fate attenzione alle parole della mia canzone. Se questo incantesimo volete sciogliere, dell'acqua pura dovete trovare. Immergila tre volte e poi insieme cantate fino all'ultima nota. Lei la trasformerà. Quanta acqua magica, acqua rinfrescante con le bolle. Non usate altra acqua perché non funzionerà. La sabbia non toccate, la magia rovinerete. Quanta acqua magica, acqua rinfrescante con le bolle. In un posto si trova ed ora la tragedia. Il posto è... Con la sfera d'oro non si vede un bel tubo. Ai! Come troviamo quel posto magico ora? Sì! Lo spettacolo di magia! Basta magia per oggi. La soluzione si trova nel libro di magia di Lala. Il libro di magia è segreto. Lala non ce lo mostrerà mai. Dovremmo prenderlo in prestito. Cosa ne dite? Ed ora leggerò le parole magiche. Abracadabra, hocus pocus, ora diventerà un enorme gelato. Lala, è meglio che si addrimi a trasformare le cose in gelato. Ecco il libro. Per questo incredibile trucco di carte ho bisogno di un volontario. Fa' attenzione, Rim. Un applauso per Jessie. Scegli una carta. Molto bene. Avresti potuto prendere un'altra, ma hai scelto questa. Guardala. Ti piace? Bene. Ed ora metterò un po' di polvere magica nel cappello. E dal suo interno prenderò... Jessie, puoi mostrarci la carta? Oh, la rosa.
Vediamo cosa abbiamo qui. Alla prossima. Salutiamo tutti Lala con un bel applauso. Come ha fatto a sparire? Che cosa ci fate tutti qui? Volevamo prendere il tuo libro per poter aiutare il nostro amico. Quasi rovinavate lo show. Potevate chiedere. Ha detto quasi. Questo è solo un libro di trucchi. È l'artista che con la sua maestria... Ecco qui! L'incantesimo potrà avvenire solo in acqua. Manca una pagina. Dov'è? È dentro quella bolla. Che cosa facciamo ora? Ben fatto, Narvi! L'incantesimo potrà avvenire solo in acqua, nel grande lago arcobaleno! Yeee! Ci siamo! Golden Magic Seas! Wow! Wow! Che meraviglia! Andiamo al lago arcobaleno! Ehi! Qui dice che... Salta su, Lady! Yuhu! Il lago è protetto da terribili uragani! Non perdete il prossimo episodio! Nuovo amico Narvi? Tina ha trovato il modo di far tornare in vita il suo cucciolo. Siamo dovuti andare al lago arcobaleno, a bordo di un'enorme mongolfiera. Oh, è divertente! La leggenda di Narvi, parte 3. Equipaggio, atterraggio di emergenza. Fine del viaggio. Non è stato emozionante? Emozionante! Ci siamo schiantati! Mi gira la testa! Arrivati infine siamo! Dov'è il lago? Non siamo arrivati ancora! Il lago arcobaleno è dopo quella montagna! Cosa? Quanta acqua, magica acqua, rinfrescante con le bolle! Secondo la mia mappa siamo vicini. Dobbiamo solo attraversare quella caverna. È troppo buio. Non vedo nulla. Dreamy non vede nessuno. Ho un'idea. Wow, che bello. Andiamo. Seguiamo Rim. Così non ci perderemo. Ok, ottima idea. Quanta acqua, su, magica forza! Acqua, rinfrescante con le bolle. Andiamo! Wow, neve! L'adoro! Fantastico, è neve. Che bella! Non avevo mai visto la neve. A cosa serve? Oh, a lanciarsela addosso. Non mi prendi! Non mi prendi! Abbiamo una missione importante! Qualcuno qui vuole tornare ad essere un cucciolo normale! Oh, hai ragione! Povera Nara! Quello era l'ultimo! Quanta acqua, magica acqua, è rinfrescante con le bolle! Quanta acqua, magica acqua, è rinfrescante con le bolle! Ma quanto manca? Sono stufa anche di cantare! Preparatevi su, il lago è laggiù. Finalmente, non vedo l'ora. Wow! Yeah! Il lago arcobaleno. Ricordate la cerimonia? Insieme noi cantiamo e Narvi aiutiamo. 3 volte in aria immergeremo. E tutti i pesci del lago? No, noi non spaventeremo. E finalmente Narvi aiuteremo. Ma come immergiamo, Nara, se il lago è tutto ghiacciato? Ghiacciato? Oh, no. Che bello! Possiamo pattinare! Lady, sta attenta! Wow, ma come fai? Voglio provare! Guarda sul ghiaccio come danza! Muove i passi in alternanza! Fa attenzione, Narvi! Il ghiaccio si rompe! Oh, non muoverti!
Cosa faccio ora? Aiuto! Il ghiaccio è sottile qui. Cadrò nell'acqua ed è freddissima. Spostati da lì! Ehi, aspettate! Ho un'idea! Hai trasformato il ghiaccio in oro! Così non si rompe più! Oh. Ma si continua a scivolare! Lunga vita Narvi! Pronti per cantare? È arrivato il momento di iniziare! L'acqua! Lei la trasformerà! Acqua, magica acqua! Ancora una volta! Bolle. Non usate con altra acqua! Tanta acqua, magica acqua! Affrescate con le bolle! L'acqua era fredda! Dobbiamo parlare! Unendo il tuo potere al mio talento, potremo fare grandi cose! Missy, basta parlare di business con Narvi, per favore! Gli ho preparato un super party di benvenuto! Grazie, bebè! Golden Magic Tea! Wow! Ci siamo adorati! Narvi e Nara rimasero alla valle per sempre con i loro nuovi amici! Wow! Gelato dorato! Delizioso! Non sa di niente! Ma ti viene la lingua gialla!